Innanzitutto io volevo salutarvi e ringraziarvi, salutarvi per la chiusura del 2019 e salutarvi anche per farci un augurio per il 2020, per le reciproche attività importanti che noi facciamo per la nostra società. Vi volevo ringraziare perché ho avuto modo di apprezzare in questi mesi una stampa di altissimo livello, lo dico sinceramente, e per noi questo è importantissimo, perché ci consente di poter fare un'analisi giornaliera dei vostri articoli, delle vostre note, un'analisi giornaliera che ci consente di poter comunicare quello che noi facciamo per la sicurezza. Grazie a voi riusciamo anche a cercare di raggiungere uno dei nostri obiettivi, quello della percezione della sicurezza, che rappresenta un obiettivo fondamentale nella nostra azione di polizia. E poi anche come sprone per fare sempre meglio. Quindi io vi volevo ringraziare, volevo riempire di contenuti questi ringraziamenti e dirvi questi quattro aspetti che per noi sono assolutamente importanti. Avete un comunicato che è un documento di rendiconto dell'anno 2019, ora le avete cartaceo, ma appena finisce questa riunione, questa conferenza, vi sarà trasmessa in formato Word, in maniera tale che voi avete agevolato anche il vostro lavoro. Cosa voglio risaltare, perché è tutto scritto qui quello che c'era da scrivere, però voglio risaltare, se andiamo a vedere passo passo, così che magari possiamo condividere questi alcuni aspetti salienti di questa nostra attività. La prima novità che vedete proprio in prima pagina è il piano straordinario di controllo del territorio che abbiamo denominato, che il prefetto di Catania ha denominato Catania più sicura. Mi piace richiamare appunto la figura del prefetto di Catania, Claudio San Martino, perché questo piano straordinario, da un punto di vista di analisi strategica, è stata da lui fortemente voluta e richiesta. Poi voi sapete perfettamente che il questore ha la traduzione tecnico-operativa di quelle che sono le analisi strategiche che vi adesso spiego sulla città di Catania. E quindi la novità assoluta del 2019 è dato proprio dall'introduzione di questo piano straordinario di controllo del territorio a carattere interforze che abbiamo calato per la prima volta sulla città metropolitana di Catania, intesa come area urbana, non come provincia. E quindi la novità saliente è l'introduzione dei servizi, dei dispositivi presidiali, che voi sapete dal 1° luglio del 2019, un vero e proprio semestre, quindi, se vogliamo. E questa è una novità assoluta per la città di Catania. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché nell'analisi strategica che abbiamo condotto in prefettura con il prefetto, il questore ed il prefetto hanno ritenuto la necessità di introdurre in alcune aree sensibili, che poi sono diventate tante, della città metropolitana, dei servizi interforze, avendo ritenuto che l'azione della singola forza di polizia che esplica ordinariamente in maniera autonoma potesse essere in quelle aree sensibili insufficiente. E allora abbiamo unito le forze. Questa è la strategica analisi che è stata fatta. La traduzione della cooperativa è stata appunto del questore, e le finalità erano quelle di una mirata attività presidiale in queste aree sensibili, la migliore gestione di quella che è chiamata comunemente con il fenomeno di movida, interventi mirati straordinari anche in aree periferiche, perché ogni area sensibile ha necessità di una regola di ingaggio di carattere operativo diversificata in base alla sensibilità dell'area, l'abusivismo sulle strade e la repressione degli illeciti stradali. Voi sapete che io, come un mantra, non faccio altro che ripetere che una delle espressioni più odiose di irregolarità e di illegalità
perché dà l'idea proprio dell'indolenza, se non addirittura tracotanza, è quella di non rispettare le regole basilari, come per esempio il casco, e voi sapete come abbiamo investito anche su questo aspetto. Controlli amministrativi specifici all'interno di questi moduli presidiari nelle aree sensibili, perché l'illegalità l'abbiamo riscontrata forte anche nel campo, in questo specifico campo. Mi riferisco ai numerosi interventi fatti per gli esercizi in disturbo alla quiete pubblica, anche su esposti di cittadini. L'occupazione abusiva di suolo pubblico, a volte abbiamo riscontrato intere aree, non dico strade, ma comunque significativi pezzi sottratti in maniera abusiva e asserviti ad attività senza averne titolo. Controlli amministrativi finalizzati a colpire chi utilizza i propri esercizi con la vendita di alimenti avariati, e mi riferisco agli ultimi sequestri che noi abbiamo fatto nei giorni scorsi e che voi conoscete bene. Insomma, la finalità è anche quella di elevare il senso di legalità e del rispetto delle regole, a cominciare da quelle di base, e anche abbiamo dato un'occhiata per quello che si può, in base anche allo strumento che la legge ci consente, di ridurre significativamente la prostituzione su strada. E queste attività che abbiamo inserito dal 1° di luglio sono state oggetto di una rimodulazione con un'altra ordinanza che il questore madre, noi la definiamo così perché poi ogni settimana noi emaniamo dalle 15 alle 20 ordinanze che vanno a disciplinare settimanalmente l'introduzione di questi dispositivi presidiari nelle aree sensibili. Abbiamo rimodulato gli obiettivi, i target, dopo un'analisi strategica che con il prefetto abbiamo fatto in prefettura, e lo abbiamo fatto in data 4 dicembre 2019. Questo per farvi comprendere che cosa? Che non ci siamo limitati a introdurre i dispositivi presidiari, ma abbiamo poi fatto anche un'analisi e in chiave evolutiva abbiamo apportato quei miglioramenti che quei 5-6 mesi di attività ci hanno consegnato come essere necessari. E ho indicato, scorrendo le pagine di questa nota, quante ordinanze la questura, il questore nella sua funzione di autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha emanato per accendere il dispositivo interforze di tutte le forze di polizia, 2.424 per tutto il 2019. I dispositivi di cui abbiamo parlato sono stati dal 1° di luglio ben 493 per l'area urbana, 101 dispositivi finalizzati all'abusivismo commerciale, e così anche per i parcheggiatori abusivi e anche nei comuni più importanti, soprattutto nel periodo natalizio. Poi, scorrendo il documento, abbiamo ritenuto utile per voi richiamare le più importanti operazioni di polizia giudiziaria condotte dalla Scuola Mobile e dalla Digos di Catania nel corso del 2019, per cui qui vi rimando al documento che ne richiama gli aspetti più salienti. Mi preme fra questi, perché ci siamo molto, fra virgolette, appassionati, perché per noi è stata una attività di grandissima importanza, l'operazione che abbiamo denominato Piazza Pulita al Tondicello, a Piazza Caduti del Mare, mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, la notte. C'era stata un'anteprima già il 4 dicembre, allorquando abbiamo proceduto all'arresto di colui il quale era stato il fautore, il capo dei rivoltosi dell'aggressione alle volanti. Della serie qui comandiamo noi, secondo loro, invece qui comanda lo Stato. In quell'area abbiamo, senza se e senza ma, con rigore, con forza e determinazione, voluto riaffermare il ruolo dello Stato, la forza dello Stato che non fa sconti ai criminali. E quindi mi piace richiamare questa operazione che quella notte, fra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, ha chiuso il cerchio di 15-20 giorni di continui controlli con l'arresto di 25 soggetti appartenenti a un
clan mafioso, al soldo di un clan mafioso che in quella piazza riteneva di adibire una piazza di spaccio. E quindi è stata una risposta dello Stato forte, controlli sull'area che hanno determinato anche il sequestro di alcuni esercizi utilizzati non evidentemente per somministrare ma come punti di riferimento di quei clan e di quegli spacciatori. E fra questi 25, voi sapete perché ne abbiamo già parlato, ci sono anche gran parte di coloro i quali quella notte del 2 dicembre hanno osato aggredire lo Stato, e cioè i poliziotti della squadra volante, rei, fra virgolette, di fare il loro lavoro, e cioè di procedere all'arresto di uno spacciatore, peraltro anche indicato, e questo mi fa piacere, da un cittadino in forma anonima sul 113, e questo mi fa ancora più piacere perché evidentemente in quell'area non ci sono soltanto criminali che noi combattiamo, ma ci sono anche larghe fette di popolazione per bene, come ho avuto modo io di apprezzare personalmente allorquando 3 giorni fa sono andato dal parroco a salutarlo e a far sentire forte e chiara la vicinanza dello Stato nell'ambito di una attività sul sociale che quella parrocchia sta portando avanti insieme a cittadini per bene per aiutare quell'area a crescere. Scorrendo il comunicato troverete anche dei riferimenti alle misure di prevenzione della divisione anticrimine, e ho condensato per dirvi che nel 2019 ci sono stati 5 fra sequestri e confische patrimoniali per un totale di quasi 8 milioni di euro ma colgo l'occasione per dirvi che il 2020 sarà molto ma molto più produttivo, perché abbiamo utilizzato questi ultimi 6 mesi per impostare e investire una grande azione da questo punto di vista e per colpire i criminali, anche della ovviamente criminalità organizzata, sotto il profilo patrimoniale. Quindi sarà un 2020, vi posso garantire, scoppiettante, e sarà mia cura tenervi costantemente informati volta per volta e poi con il consuntivo di fine anno. Sul fronte della polizia amministrativa mi piace ricordare che abbiamo proceduto, e qui vi prego di portare un piccolo modifica a quello che voi vedete, stiamo parlando alla voce polizia amministrativa, perché le espulsioni che io voglio risaltare non sono 188 qui come erroneamente è stato indicato, ma sono 198, di cui non 68 ma 128 accompagnati coattivamente alla frontiera o ai centri temporanei. Quindi vi pregherei di apportare a penna questa modifica: 188 diventano 198, 68 diventano 128. Al capitolo sequestri patrimoniali, misure di prevenzione, alla capitolo i dati inerenti alle attività di polizia amministrativa e della polizia di prevenzione. Manca questa parte? Se manca questa parte... Scusate, dopo le operazioni di polizia giudiziaria. 1, 2, 3 pagine, la terza pagina. Bene, allora guardate, ce l'avrete in formato Word senza nessun problema. Appuntatevi soltanto cortesemente, gentilmente, 198 anziché 188 e 128 anziché 68. In formato Word li troverete, chiedo scusa di questa piccolo errore. Poi spero che questo invece l'abbiate, i dati statistici sintetici relativi alla delittuosità, eccetera. Ecco, questi sono tutti i dati che abbiamo ritenuto importante che voi abbiate per la vostra analisi e per le vostre attività. Mi preme richiamare in questo senso soltanto tutti i dati, ma in particolare, giusto per farvi capire, per motivare, non farvi capire perché non ho necessità di far capire nulla a voi, ma soltanto per motivarvi il perché noi abbiamo rilevato un senso diffuso, la necessità di rilanciare il senso di legalità
e di rispetto delle regole basilari, perché basta andare a vedere che nei soli dispositivi presidiari, che tengo a precisare sono i dati che voi avete qui, solo relativi ai dispositivi presidiari interforze, al netto di tutte quelle che poi la Polizia di Stato e le altre forze di polizia in maniera autonoma hanno fatto. Queste sono in più, perché i dispositivi presidiari rappresentano un piano straordinario che va a implementare l'azione ordinaria di ogni singola forza di polizia. Questa è la strategia nata e analizzata in prefettura con il prefetto, cioè la necessità di unire le forze per rendere ancora più importante e più di valore l'azione di ogni singola forza di polizia. Questo è un dato importante che voi sappiate. Ecco, allora, all'interno dei soli dispositivi presidiari sappiate che addirittura dal 1° di luglio abbiamo operato ben 1.331 contravenzioni per mancanza dell'uso del casco, cioè praticamente 7,30 al giorno, 7,8 illeciti al giorno, che ovviamente consegnano una sorta di indolenza, insofferenza o di impunità presunta da parte, attenzione, abbiamo rilevato che non sono soltanto i soggetti particolari, ci sono anche bravissime persone che non usano il casco. È una cosa incredibile, noi l'abbiamo proprio rilevato questo, il che vuol dire che c'è un'indolenza diffusa da questo punto di vista. Per non parlare di 2.226 sequestri di fermi di automezzi collegati più o meno alle stesse problematiche di violazione al codice della strada, ripeto, nell'ambito dei dispositivi presidiari, perché poi la stradale ha fatto ancora di suo tanto. Come ancora mi preme rilevare da questi dati, e per quanto riguarda le delittuosità dell'anno 2019, una lieve diminuzione del numero di rapine, pochissimo, quindi oserei dire un trend comunque positivo per noi, una significativa diminuzione dei furti, insomma una significativa diminuzione dei delitti in generale, sia in provincia che nella città di Catania, che ci lascia ben sperare, perché passare per esempio da 7.383 delitti in tutta la provincia a 6.845 per il 2019 rispetto al 2018 è un dato che comunque ci fa stare bene. Così come invece, girando la pagina, troverete un numero significativamente più alto di attività, risultati di polizia. Abbiamo voluto inserire soltanto le persone identificate, gli automezzi controllati, dove ci sarà un quasi più 20% per le persone identificate e un quasi 10-12% gli automezzi controllati. Questo che vuol dire? Vuol dire prevenzione. E anche il numero degli arresti, passati da 1.121 a 1.248, un più 10% che ci lusinga da questo punto di vista. E poi abbiamo ritenuto di inserire con un capitolo a parte, e stiamo andando verso la conclusione, i dati sintetici inerenti alle specialità della Polizia di Stato. Qui al mio fianco io ho il dirigente della Polizia di Frontiera, il dirigente della Polizia delle Comunicazioni, il dirigente della Sezione di Polizia Stradale, il dirigente del Reparto Prevenzione Crimine, che sono le espressioni operative e specialità della Polizia di Stato, ai quali adesso velocemente darò la parola per risaltare anche gli aspetti salienti della loro attività. E infine, mi preme, e qui chiudo, anche risaltare l'azione che abbiamo fatto in queste feste natalizie, dove abbiamo calato un piano ulteriormente più straordinario rispetto al piano straordinario che avevamo. Abbiamo intensificato ancora di più le attività e i risultati sono che nel corso del 2019, o meglio, negli ultimi 15 giorni, nel periodo natalizio di Capodanno, e qui lo abbiamo scritto, abbiamo sequestrato 12.150 pezzi, manufatti esplodenti, abusivi,
a fronte dei 1796 dello scorso anno. Quindi dotato di notevolissimo, segno evidente di un piano di prevenzione che evidentemente ha funzionato. Questo è il rendiconto della nostra attività 2019. Su questa falsariga imposteremo l'azione del 2020, che troverà però anche parecchi semi che germoglieranno e che abbiamo investito soprattutto in questa seconda parte dell'anno 2019. Prego, dottor Lanaia.